fumam tabaco, marihuana bonita în club dansează cu mama. Hola mama, stita un whisky por favor, lasă-mă ușor, nu mă duc dormitor. Fumam tabaco, marihuana bonita în club dansează cu mama. Hola mama, stita un whisky por favor, lasă-mă ușor, nu mă duc dormitor. Bomba, când apare de... Buongiorno ragazzi da Procopio Assi. Oggi sono qua per parlare di un problema molto grosso che mi è successo ieri sera. Ieri sera ero tranquillamente mente in centro, mi stavo fumando una sigaretta, prendo la sigaretta e la butto per terra. Tu te l'hai proprio, ma fai tutti i video dei cazzi, mazze, palazze e poi dopo ti soffermi a una sigaretta buttata per terra. La cosa bella è che sono passati i vigili. Perché sono stati vigili, erano vigili. Mi hanno visto. E mi hanno detto, Proco, ma tu lo sai che stai rischiando da 300 a 600 euro di multa? No, non lo sapevo, se non la buttavo. E poi se tu mettevi il portacenere, io magari la buttavo nel portacenere. Che ne pensi, frate? Non era meglio buttarla nel portacenere? Il discorso è questo. Come mai i comuni di tutta Italia non mettono un cazzo di portacenere che almeno la gente che fuma li può buttare dentro? Ma tu giustamente mi dirai, Rocco, ma se fumi sono cazzi tuoi, portatelo da casa il portacenere. È giusto anche quello. Però tu che invece hai il fazzoletto che ti sei soffiato al naso col tuo moccolo dentro, lo puoi buttare nel cestino del comune. Sì, e allora perché i fumatori non possono buttare la sigaretta nel cestino delle sigarette? Eh? Cerchiamo di cercare di fare qualcosa. In più mi ha detto il vigile, Proco, hai buttato la sigaretta accesa. Lo so, non me la potevo spegnere in mano. E mi dice, ma tu lo sai che è penale? Perché la sigaretta accesa, buttata per terra, rischio incendio, puoi provocare un casino. Quindi c'è anche la denuncia penale. Adesso io voglio chiedere a tutti i sindaci d'Italia, in qualche posto ho visto che, perlomeno nei luoghi centrali, dove c'è già il bidone dell'immondizia, aggiungergli un coperchio sopra dove si possono buttare le sigarette. Almeno la gente non butta la merda per terra, perché non è neanche giusto che io devo camminare dove tu mi stai buttando 4.800 sigarette. Eh? Cerchiamo di fare questa cortesia. E poi anche i locali che non hanno magari il portacenere fuori. Se metti un portacenere, magari dopo cerchi di spaccarti meno la schiena che ti devi scopare 50 metri quadri, 80 metri quadri, 100 metri quadri davanti al locale dove ci sono le sigarette per terra. Per cui niente, cercate di prendere in considerazione questa idea, che non sarebbe tanto male. Da Procopio Assi è tutto, un saluto e un bacio a tutti. Ciao!